Decisivo ai fini del campionato divenne il Gran Premio di Germania sul circuito del Nürburgring. In ritardo su Hawthorn e Collins, Fangio, dopo aver rifornito, recuperò il distacco accumulato e a 4 tornate dal termine si portò al comando, mantenendolo fino al traguardo. Con questo successo Fangio conquistò il 5º titolo iridato, il primo con la Maserati che alla fine dell'anno si ritirò ufficialmente dalle competizioni. Di fatto anche nel 1958 si videro piloti al via nei Gran Premi di Formula 1 su Maserati. Prima fra tutti l'italiana Maria Teresa De Filippis e lo statunitense Gregory, che abbiamo visto partecipare alla sfilata dei piloti prima del via del Gran Premio del Belgio a Spa. La Maserati impiegata dai piloti privati era sempre la ormai affidabile 250F. Tornando alla De Filippis, bisogna dire che è stata una delle poche donne ad aver corso in Formula 1. Alla gara di Spa, allora uno dei circuiti più impegnativi e difficili del mondiale di Formula 1, lungo 14 chilometri, non partecipò il campione in carica Fangio, che in cuor suo pensava di ritirarsi dalle corse. In quella gara vinta da Brooks con la Vanwall, il miglior pilota su Maserati fu Trintignant, solo 7º assoluto. A fine gara, tra i premiati, ci fu anche la De Filippis, 10ª assoluta. Sempre nel 1958, a Reims, Fangio disputò la sua ultima corsa in Formula 1. Lo fece con una Maserati 250F alleggerita, preparata appositamente per lui, ma poco competitiva nel confronto delle Ferrari 246, delle BRM e delle Vanwall. Quel Gran Premio vinto da Hawthorn, che così si lanciò verso la conquista del titolo iridato, fu fatale a Musso, che in un tragico fuoripista trovò la morte. Fangio fu 4º e solo un gesto cavalleresco del vincitore non lo inserì tra i doppiati della gara. Con quella corsa dunque si concluse la storia di Fangio nelle corse e in pratica anche della Maserati in Formula 1.